3 settembre 2016, tra gli ordinanti e i co-consacranti abbiamo addirittura Giancarlo Maria Brigantini, e pensate che prende possesso canonico della diocesi dopo aver visitato l'istituto penale per i minori di Airola. Io mi fermerei qui, vi faccio solo accenno a delle pubblicazioni che sarebbe molto bello poter conoscere tutti insieme: Un filo d'erba tra i sassi del 2009, I poveri hanno sempre ragione, Storie di preti di strada, e ancora Vecchie ciabatte, Calzari d'angeli, La tenerezza di un prete in cammino con gli ultimi, questo lavoro del 2012. Il messaggio di Sua Eccellenza Domenico Battaglia è quello di una chiesa che si deve porre in una dimensione di ascolto dei poveri, quale reale processo di rinnovamento, e vedere nelle opere di servizio, nelle opere di carità, la possibilità di incidere sulla società generando cambiamenti, generando buone opportunità di crescita, soprattutto per gli ultimi, soprattutto per gli esclusi. Questo è l'augurio che sicuramente ci farà per la nostra comunità. Avremo il piacere di ascoltarlo. Insieme alla mia sinistra abbiamo l'assistente sociale Franco De Pallo, che ha lavorato con Don Tonino sulla progettazione della casa di accoglienza, e poi vedete il professor Domenico Pisani, che è un po' la storia, un po' la memoria della casa di accoglienza. Io mi fermo qui, torno a scusarmi se sono stato veloce, magari un po' approssimativo, ma ritengo che saranno i nostri ospiti a presentarsi e a farvi conoscere il loro pensiero. Noi siamo onorati di questa opportunità che il nostro vescovo ha voluto con particolare entusiasmo. Mi sento di dire che l'opera pastorale di queste diocesi, l'attenzione agli ultimi, l'attenzione alle opere caritatevoli, è nell'agenda del vescovo Domenico Cornacchia una priorità, tant'è vero che la cura dell'assetto dell'ufficio carico, la cura di tutte le opere della diocesi, è una cura che vede in Domenico Cornacchia, in Sua Eccellenza Domenico Cornacchia, una regia fondamentale. Vi passo subito la parola e veramente vi auguriamo un momento di riflessione e condivisione. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, voi presenti e voi che siete fuori di quest'aula, ma che ci potete seguire via streaming, e grazie alla redazione di Luce Vita che fa miracoli perché possiamo in tempo reale essere cittadini del mondo. Grazie a tutti, in modo particolare al mio carissimo confratello Monsignor Mimmo Battaglia, e qui vedete, se c'è un asino lo possiamo benissimo battezzare stasera. Ce ne sono tre, Mimmo, eh? Sicuramente, sicuramente. Dunque, io ho sbagliato stanza, sono andato nella Romagna del museo e ho detto, ma in effetti hanno scelto ben altro, perché tutti gli spettatori non potevano essere contenti nella Romagna, ed è proprio così, perché se noi sommiamo tutte le persone che ci stanno seguendo, sicuramente nella Romagna non ci saremmo stati. A parte questo, vedete, io sono ben felice alla vigilia della festa liturgica del nostro santo patrono, San Corrado Eremita, giovanissimo Eremita, vissuto all'inizio del secondo millennio, e ad appena 21 anni questo ragazzo, ecco, si è fatto santo perché ha avuto l'intuizione dell'essenziale. Bene, sono 30 anni che noi celebriamo la realtà di questa bellissima opera nella quale, ecco, si edifica la carità, si edifica l'accoglienza, si crea l'amore. L'amore è generativo,
E noi siamo qui a dire grazie alla intuizione di questo grande vescovo, il servo di Dio, Monsignor Torino Bello, che ha aperto prima le stanze di casa sua, qui l'episcopio, poi ha aperto il suo cuore, ha aperto la sua vita verso i più bisognosi, i più diseredati, e poi soprattutto ha lasciato a lui quest'opera incompiuta. È un'opera incompiuta, il centro di solidarietà e il centro di accoglienza, se vogliamo, il centro di accoglienza famosa in Volpete come via Pisacane, che è praticamente alloggiato nei locali dell'istituto e delle sole alcantarine, ecco, accanto a Piazza Roma, ed è il cuore della nostra città. Io penso che tra le cose che noi andiamo a vedere, a visitare come santuari spirituali, il centro di accoglienza, il centro di carità in via Pisacane è uno di questi luoghi santi che noi dobbiamo andare a visitare. C'è qui una giovanissima, Franca Sabelli, che credo abbia superato abbondantemente i 100 anni, no, non è così. Comunque, ecco, mi ha fatto ricapitare un biglietto bellissimo, che io non vi leggo tutto, però davvero lo terrò come una reliquia. E la signorina Franca, che abita qui di fronte al Duomo, sono stata alla cattedrale e che sono stata a visitare solo una volta. Dico sempre che devo ritornare, ma le mando tanti messaggi di amore e di preghiera, e spero che quanto prima questa mia promessa possa essere soddisfatta. Ebbene, lei tra l'altro dice una cosa bellissima, dice che in fondo il centro di accoglienza è il luogo in cui c'era addirittura un registro. Dice, vi avrei raccontato quello che io chiamavo il miracolo della busta delle autotassazioni, bellissima, che lo sa, ce le deve ancora raccontare. Era una busta che si svuotava ma si riempiva di nuovo, subito, velocemente. Ecco, cioè vale a dire, un po' come capitava all'ingresso dello studio del medico San Giuseppe Moscato, il quale nell'ingresso dello studio aveva due buste, due ceste, due vassoi, e quindi in altaduno c'era scritto: se hai, metti, ma se non hai, prendi. Ecco, il Vangelo il Signore ci ha insegnato a donare, e come l'orcio della vedova di Tarepta, e come il sacco della farina della medesima mai si svuotava perché donava. Io auguro che anche il centro di accoglienza e soprattutto il nostro cuore siano tesori, siano miniere inesauribili, perché, come dice San Giovanni della Croce, alla sera della vita saranno resettati tutti i conti e noi saremo giudicati solo sull'amore, su ciò che noi avremo dato gratuitamente. E stasera credo che quest'ospite così illustre, questo giovanissimo vescovo, questo pastore, ecco, di frontiera, possiamo dire, che viene dal sud dell'Italia, ecco, da Catanzaro, in Calabria, e che vive nel cuore della Campania, proprio accanto a tanti e tanti poveri, ecco, io penso che quanto noi abbiamo detto sicuramente avrà uno slancio in avanti. Auguri a tutti e grazie. Bene, al vescovo Battaglia abbiamo chiesto di aiutarci in questo sforzo che a volte sembra immane ma al quale non ci possiamo sottrarre, lo sforzo di delineare dei nuovi orizzonti di fraternità, nuovi perché oggi abbiamo nuove povertà, abbiamo delle criticità e delle ferite che affliggono la nostra società, e non è vero che sono sempre le stesse, ma ci sono dei malesseri, ci sono delle povertà che si affacciano con aggressività, con violenza,
a togliere la serenità di vita, l'umanità di vita ai nostri fratelli. E quindi chiediamo di aiutarci a comprendere anche il suo messaggio, che è quello di chi vuole una Chiesa alla ricerca della giustizia, che parta dagli ultimi e arrivi agli ultimi. Il Vescovo Cornacchia ha appena detto una cosa bellissima, che l'opera di Don Tonino è incompiuta. E quindi a chi tocca compiere e aggiungere i tasselli che mancano? Con quali strumenti? Chiediamo a Sua Eccellenza Domenico Cornacchia di aiutarci in questa riflessione. Battaglia, chiedo scusa. Tra i tanti domeni che si rischiano confusioni importanti. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie per questo incontro e grazie per questo invito da parte del Vescovo Domenico, perché l'essere qui oggi per me è davvero motivo di gioia, ma soprattutto non mi nascondo che mi sono emozionato tantissimo nel venire qui a Molfetta. L'ultima volta c'era stato il giorno dei funerali di Don Tonino, poi un'altra volta c'ero passato così per caso, per un momento di nostalgia che stavo vivendo. E oggi mi ritrovo qui in questi luoghi che ancora parlano di lui. E questo per me è davvero un momento molto forte, molto bello per la mia vita, ancora una volta. Perché io negli anni del seminario, poi in rete, ho sempre sentito Don Tonino accanto a me. E se oggi, tra virgolette, sono prete, se oggi sono vescovo in qualche modo, devo molto della mia vocazione all'incontro con Don Tonino. Don Tonino non si è mai risparmiato e ha reso ricchi tutti. La sua vita, la vita di un uomo parla molto di più delle parole, e la vita di Don Tonino continua a parlare. Don Tonino non è morto perché non ha avuto paura di morire e non ha risparmiato se stesso per gli altri. Veramente ha donato tutto. E chi ama non muore, si dona. Allora ritrovarmi qui per me è davvero motivo di grazia. Don Tonino direbbe: non la grazia di un momento, ma un momento di grazia. E credetemi, per me questa sera è davvero così. Allora, in qualche modo, per iniziare la riflessione, parto proprio da una preghiera di Don Tonino che inevitabilmente tutti quanti voi conoscete a memoria, poi vi spiego perché parto da questa preghiera. È la preghiera famosa della lampara. Il momento in cui Don Tonino, in quel suo momento di solitudine e di silenzio, si appresta a venire qui a Molfetta. E a un certo punto, nell'augurare in questa preghiera qualcosa di importante alla sua gente, ma anche alla gente di Molfetta, alla fine di questa preghiera dice: l'ultima mia preghiera è per i poveri, per i malati, per i vecchi, per gli esclusi, per chi ha fame e non ha pane, ma anche per chi ha pane e non ha fame, per chi si vede sorpassare da tutti, per gli sfattati, gli alcolizzati, le prostitute, per chi è solo, per chi è stanco, per chi ha ammainato le vele, per chi nasconde sotto il coperchio di un sorriso cisterne di dolore. E poi aggiunge: libera i credenti, o Signore, dal pensare che basti un gesto di carità a sanare tante sofferenze. Ma libera anche chi non condivide le speranze cristiane dal credere che sia inutile spartire il pane e la tenda e che basterà cambiare le strutture perché i poveri non ci siano più. Essi li avremo sempre con noi. Sono il segno della nostra povertà di viandanti. Sono il simbolo delle nostre delusioni. Sono il coagulo delle nostre stanchezze. Sono il brandello delle nostre disperazioni. Li avremo sempre con noi, anzi dentro di noi. E Don Tonino,
colgo in maniera particolare un passaggio che, se volete, è un'immagine poetica, no? Chi nasconde sotto il coperchio di un sorriso cisterne di dolore. È una metafora vera che dice di una sensibilità che coglie la prossimità come delicatezza, che non vede la fotografia per giudicarla, ma per cogliere le sfumature, il fermo immagine che mette insieme tutti i particolari, il realismo, se volete, come conoscenza del reale. E allora io credo che, se davvero vogliamo vivere dentro a questi orizzonti, che sono gli orizzonti di fraternità che tutti fondamentalmente siamo chiamati a costruire, penso che dovremmo essere capaci di recuperare nella nostra vita il sogno. Perché una chiesa che sogna è una chiesa che può evangelizzare. Una chiesa che non sogna è soltanto apparato. E la cosa bella, che poi l'insegnamento forte di Don Tonino, è che in qualche modo noi abbiamo a che fare con un Dio che si ferma accanto ad ogni uomo e accanto ad ogni donna e cerca quest'uomo e questa donna in tutta la loro bellezza, soprattutto quando questa vita è attraversata dalle ferite. Il Signore non ci abbandona mai e vive con noi, vive dentro ad ogni condizione umana. Don Tonino in questa condizione ha saputo portare la carezza di Dio. Oggi questa Chiesa, la nostra Chiesa, ha bisogno di ritrovare la dimensione della carezza, perché questo ci è chiesto, portare la carezza di Dio, portare la sua presenza lì dove Lui è già presente. Quale carezza? Una carezza che infonda coraggio a chi vive nella paura, una carezza che doni speranza a chi è avvolto nell'ombra della delusione e della rassegnazione. Una carezza che indichi la via a chi è smarrito. Una carezza che rianimi la forza in chi è stanco e in chi è scoraggiato. Una carezza che faccia sentire meno solo il fratello, abbandonato ed emarginato. Una carezza che riempie di presenza il nostro presente. E ricordo un momento particolare del mio ministero di soldato. Il vescovo Domenico ne sa qualcosa. Mi ricordo che avevo trascorso una mattinata ad incontrare persone, ad ascoltare gente, giovani e adulti. E tutti, in questa mattinata, a chiederti che cosa? Un posto di lavoro. Io ricordo quando la gente andava da Don Tonino a chiedere un posto di lavoro, lui si ascoltava, accoglieva, perché Don Tonino diceva sempre: dinanzi alla sofferenza non si discute, si accoglie. Ma diceva anche, così in alcuni momenti, tra virgolette, particolari, mai una volta che qualcuno venisse a chiedermi, vescovo, insegnami a pregare. Tutti sempre a cercare qualcosa, a cercare un posto di lavoro. E poi ti scontri, quella mattina mi sono scontrato molto, soprattutto con la fatica a dare risposte a queste persone che ti vengono a chiedere aiuto per un posto di lavoro, e tu a far capire loro che la Chiesa non ha potere. Io posso mettermi accanto a te, cerco con te, ma io non sono in grado di darti un lavoro, né tantomeno posso in qualche modo, tra virgolette, rivolgermi a qualcuno perché ti dia questa possibilità, perché la Chiesa non scende a compromessi. Quanta fatica a far capire questo, no? Una Chiesa che non vuole scendere a compromessi. Ma mi metto accanto a te, lotto con te, cerco con te,
grido con te, ti aiuto, ti sto accanto, per come posso. Anche perché, tra virgolette, di potenti non ne avevo incontrati. Però, come spesso accade, sai, fino a quando è un giovane che ti sta chiedendo aiuto, allora puoi aiutarlo anche ad avere pazienza. Quando invece ti arriva un signore di 50, 55 anni, papà di tre figli, ti chiede aiuto, ha voglia di avere pazienza, ha bisogno di risposte. Tutto è subito, ma tu quella risposta non ce l'hai, allora anche tu ti vivi male quel momento. Poi mi ricordo che il pomeriggio avevo incontrato alcuni sacerdoti e anche lì a vivere, come dire, in qualche modo un momento di difficoltà, di fatica, perché accogli anche quella che è la fatica dei tuoi sacerdoti, che hanno bisogno anche loro di essere ascoltati, di essere aiutati, però ti rendi conto che molte volte non sempre riescono a comprendere o riesci a farti comprendere rispetto ai percorsi che puoi costruire con loro. Allora devi la difficoltà di essere in qualche modo non capito, frainteso, come tutti. Ricordo che quella sera me ne sono andato nella mia cappellina con l'episcopio e mi sono messo a parlare con il Signore. Non ho recitato i vesperi, ho parlato con lui, mi sono detto: Signore, tu mi avevi detto che mi saresti stato sempre accanto. Mi avevi detto che mi avresti preceduto e ti aiutato sempre. Signore, non ti sto sentendo, dove sei? Mi puoi dare un segno che ci sei? Mi puoi aiutare, Signore? Ti dico la verità, mi sento solo. Non ce la faccio. Ti prego, Signore, aiutami. E come spesso accade, no? Nelle nostre preghiere, in quei momenti di preghiere, qual è la risposta che ti dà il Signore? Silenzio. Nessuna risposta. Quella sera dovevo andare a cena in una famiglia particolare dove c'è un ragazzo di 14 anni che vive con una disabilità molto grave, fin dalla nascita. Un bambino, che è un ragazzo che sta sulla carrozzina, completamente paralizzato, con una grossa fatica anche a parlare. Non ero nelle condizioni di farlo, non volevo andarci. Però in qualche modo avevo paura di deludere questo ragazzo, perché mi aspettavo. E allora mi faccio forza e vado lo stesso, vado in questa famiglia. Arrivo in questa famiglia, papà, mamma, c'è questo ragazzo che si chiama Daniele Pio, che mi accoglie, tutto sorridente. Ma io quella sera non stavo bene, non stavo bene dentro. Era la mia povertà. Stavo facendo i conti con quella che era con la mia fragilità. E allora a un certo punto ti metti a scherzare con Daniele, ma ti rendi conto che non sei vero. Sei altrove, con il cuore, con la testa, sei altrove. E quel ragazzo in quel momento non ha bisogno di te. Alla fine ci mettiamo a cenare. Durante la cena, a un certo punto, Daniele Pio mi dice, io lo dico con parole tra virgolette normali e semplici, lui faceva molta fatica a parlare, molta fatica. Mi dice: Don Mimmo, ti posso cantare la mia canzone preferita? Io dico: Daniele, vista la mia giornata, cantami pure la tua canzone preferita, ci mancherebbe, l'ascolto volentieri. Sapete qual era la canzone preferita di Daniele Pio? Meraviglioso. Quella di Don Mugno, l'hai presa poi da Diego Romano, no? Meraviglioso. E quando poi a un certo punto dice: perfino il tuo dolore, perfino il tuo dolore, meraviglioso. Tu le rimani senza parole. Mi sono alzato, sono dall'altra parte del tavolo, mi sono abbracciato da dire Dio. L'ho ringraziato. Avevo bisogno di quel momento, avevo bisogno di quella parola. Dio mi aveva risposto. Ma mi aveva risposto attraverso la storia, la fatica, la vita, gli occhi, il canto di quel ragazzo. Perché Dio c'è sempre e risponde sempre. Molte volte a noi manca il cuore, la disponibilità per riuscire a cogliere quelli che sono i passaggi di Dio nella nostra vita, ma il Signore è sempre presente, sempre. Allora io sono molto contento che il Vescovo Domenico, nel parlare di questa casa di accoglienza a 30 anni, ha parlato di questa casa, riprendendo in qualche modo anche le parole
della signora Franca ha parlato di questa casa come un luogo santo. Perché è vero, è così. È così. Don Tonino, dinanzi ai poveri, dinanzi a chi faceva fatica, dinanzi ai nomi, da Giuseppe a Bartolo, a tutti gli altri, sosteneva che quelle sono reliquie di santità, sono ostensori, ostensori. Daniele Pio, come tanti altri ragazzi che ogni giorno incontro nella mia strada, nella mia vita, sono ostensori. E tu puoi fare una sola cosa davanti ad un luogo sacro, ce lo dice il Signore nella Sacra Scrittura: togliti i sandali, perché il luogo sul quale tu stai è un luogo sacro. Togliti i sandali. E allora, proprio per questo, io ricordo un momento particolare della mia vita. È il momento in cui ho vissuto un'esperienza forte, perché ero andato a vivere a San Paolo del Brasile in una casa famiglia per bambini malati da AIDS. Capite bene che se è una casa famiglia per bambini malati da AIDS, sono tutti bambini orfani. Questa casa famiglia era gestita da un prete che si chiama Don Giulio, insieme ad un gruppo di volontari, che per questi bambini era in tutti i sensi, ma veramente in tutti i sensi, il papà. Pensate, l'ultimo bambino era stato trovato da alcuni passanti nel cassonetto della spazzatura qualche giorno prima che arrivassi io. Raccolto da questi passanti e portato lì in questa casa famiglia che si chiama la Casa della Vita. Un giorno eravamo a pranzo. C'era questa grande tavolata, io stavo da questa parte del tavolo, Don Giulio stava dall'altra parte e tutti i bambini attorno a noi. Accanto a me c'era la bambina più grande che abitava questa casa famiglia, che si chiama Tania. Tania mi stava raccontando la sua fatica ad accettare la sua malattia. Ma oltre alla sua fatica ad accettare la sua malattia, mi stava, come dire, tra virgolette, urlando il bisogno di una mamma. A Tania mancava la mamma. E me lo stavo urlando questo, perché io stavo prestando molta attenzione a quello che mi stava dicendo, a quello che mi stava raccontando Tania. Accanto a Tania c'era un bambino, 5 anni e mezzo, 6 anni, che si chiamava Vito, che rispetto a tutti gli altri bambini era quello che fisicamente stava peggio degli altri. E come spesso accade anche nelle nostre case, se un bambino che sta male è quello che tu coccoli di più. Quel giorno, poiché stavo prestando molta attenzione a Tania, Vito in qualche modo si è sentito messo in disparte, per cui per attirare su di sé l'attenzione si rivolge in maniera scorbutica nei confronti di Tania. Don Giulio, che stava dall'altra parte del tavolo, a un certo punto lo riprende e dice, ma in una maniera molto delicata: Vito, perché ti comporti così? Chiedi subito scusa alla tua sorellina, e poi che figura ci fai fare davanti a Don Mimmo? Chiedi anche scusa a Don Mimmo. Allora tu vedi a un certo punto questo bambino, no? Che raccoglie su di sé tutte le forze che ha addosso, sale sulla sedia, dalla sedia si tuffa su quel tavolo, buttando giù posate e bicchieri, piangendo con la sua mano, va a cercare la mano di Don Giulio. E a un certo punto dice: scusa papà, non lo faccio più. E tu vedi questo prete che a un certo punto accarezza quel viso, asciuga quella lacrima e dice a quel bambino: non ti preoccupare, non è successo nulla. Io mi sono fatto piccolo così. Piccolo così. Una scena normalissima. Ma in quel momento lì, io, forse per la prima volta, ho capito che cos'è la tenerezza. Ho colto il senso della delicatezza. Lì, in quella casa, io mi sono lasciato raggiungere da Dio. Ho capito dove potevo incontrare ancora Dio. Perché Dio l'ho incontrato nella lacrima di quel bambino
e lo incontrate anche in quella mano che ha accarezzato e asciugato quella lacrima, ha accarezzato quel viso. Dio era lì. Dio è sempre lì. Sapete, in tutti questi anni ho visto morire tanti ragazzi. Molti stroncati dell'AIDS, proprio quando stavano cominciando ad apprezzare e gustare il dono della vita. Tutti i ragazzi considerati dei lontani, ma ero io che mi sentivo lontano, ero io che mi chiedevo se Dio li avesse allontanati. Io non lo so se sono mai stato strumento di conversione per qualcuno di questi ragazzi. Lo sa solo Dio della vita. Di una cosa però sono certo. Ciascuno di loro è stato uno strumento di conversione per me. E non è questo il significato della preghiera alla riserva. Non è questo il senso di quella dove tu puoi essere una di riserva per tuo fratello, ma soprattutto dove permetti al tuo fratello di essere una di riserva per te, per la tua vita. In tutti questi anni ho capito una grande verità: i poveri non ti danno solo i loro problemi, ti danno la loro forza, ti danno il loro coraggio, ti danno la loro speranza, ti danno la loro amicizia, che è sempre un'amicizia liberante. Allora qual è il sogno? Il sogno si concretizza nell'essere chiesa che intercetta, chiesa che va incontro alle fragilità e alle singole storie, una chiesa libera, una chiesa povera, una chiesa che non ha paura di percorrere le strade difficili e strette, una chiesa che sa gioire e che sa condividere, una chiesa che sa commuoversi e meravigliarsi davanti alle opere di Dio che si realizzano nel nostro quotidiano. È il senso di una chiesa in uscita, di una chiesa samaritana, una chiesa più che assertiva, discepola della fragilità. Ed è il Vangelo che ci chiede di vivere la strada, di abitare la strada. Dio stesso nella nostra vita si fa strada. Mentre parlo, io ho di fronte i volti di molti che sentono il peso della loro condizione, la precarietà, la solitudine, la malattia, l'incapacità di assicurare un futuro ai propri figli o anche semplicemente un piatto a tavola. Ho davanti il volto insicuro di tanti giovani che lottano per non farsi rubare la speranza di contribuire ad un mondo e ad una società più giusta, più umani. Ho davanti a me i volti feriti dalla violenza, gli occhi di tante povertà che attraversano le vite e di quanti noi incontriamo ogni giorno nelle nostre vite, nel nostro cammino. Ho davanti ai miei occhi l'esigenza di giustizia, il nostro credere in una comunione fraterna possibile su questa terra, nelle nostre comunità, che deve potersi esprimere in via di condivisione di ciò che occorre anche per vivere. E ricordo che soprattutto nel primo periodo, quando sono arrivato in questa nostra diocesi, ho incontrato tanti ragazzi, tanti giovani, perché non ho smesso di vivere l'esperienza della strada. Entro nelle case, lì dove c'è fatica, lì dove c'è la disperazione. Ma non perché debba andare a convertire qualcuno. Non è questo. Perché sai che l'incontro nella tua vita è importante. E tu puoi essere un segno di speranza, come gli altri possono essere un segno di speranza nella tua vita. Ho incontrato tanti giovani. Un giorno sono messa attorno ad un tavolo. Che cosa vogliamo fare? Ci sono tante fragilità, tante fatiche, tante difficoltà.
è un territorio che è ferito, ma anche le nostre vite sono ferite. Cosa possiamo fare? Allora, la prima cosa è stata quella di inventarci, tra virgolette, un ufficio. L'ufficio delle fragilità. E dall'ufficio della fragilità anche l'ufficio della progettualità, perché se c'è una fragilità, quella fragilità può essere trasformata in opportunità. Ogni fragilità può essere trasformata sempre in opportunità. Allora, in qualche modo, con questo gruppo di giovani abbiamo cercato di coinvolgere tutti i parroci delle nostre parrocchie, chiedendo ai parroci di investire su alcuni giovani in maniera particolare, laureati o laureandi, per poterci incontrare, per poter ascoltarci, per poter condividere insieme, per tentare di costruire insieme dei percorsi. E abbiamo costruito una cooperativa, ed è la prima cooperativa di comunità in Italia, dove ci sono due giovani di ogni parrocchia dentro a questa cooperativa, che leggono quelli che sono i bisogni del territorio e poi trasformano questi bisogni in opportunità. Lì dove c'è la possibilità, creando lavoro. E se non c'è possibilità di creare lavoro, perché magari non ci sono i finanziamenti, non c'è la possibilità di poter accedere a qualche finanziamento, la possibilità comunque di creare un nuovo modo di fare volontariato, dove rendiamo le persone protagoniste del loro cambiamento. È un percorso che stiamo portando avanti, è un percorso molto bello, perché tantissimi giovani sono coinvolti. È il modo di abitare la Chiesa, è il modo di abitare con la Chiesa il territorio che siamo chiamati a costruire e ad abitare. E sta nascendo qualcosa di bello, ma veramente di bello. Allora, due di questi giovani impegnati nella cooperativa che hanno ricreato, ed è davvero un momento generativo, per tutto il territorio. Stanno venendo fuori tutta una serie di progettualità che si stanno realizzando, ma dove i protagonisti sono i giovani. Sono loro che si mettono a tavolino, studiano, elaborano, costruiscono, coinvolgendo altri giovani. E dentro alla cooperativa stessa è nata, a distanza di qualche mese, un gruppo, un laboratorio per ragazzi disabili che stanno facendo un laboratorio di dolci, che è un'esperienza, credetemi, bellissima. Dov'è la bellezza di questa esperienza? Nel fatto che oggi ci sono 26 ragazzi disabili, ma di questi ragazzi, su 26, 20 di questi ragazzi erano chiusi in casa, non uscivano mai. Siamo andati nelle case, li abbiamo incontrati, sono venuti fuori, si sono messi insieme e hanno costruito questo laboratorio. Ed è un momento bellissimo, dove ti rendi conto che un ragazzo è protagonista del suo cambiamento e genera cambiamento e genera futuro. Se io dovessi raccontarvi alcune esperienze vissute in queste ragazze, con questi ragazzi, vi rendereste davvero conto della bellezza di questo momento e di come il Signore opera nella nostra vita proprio a partire da queste verità. Lì ti rendi conto davvero della bellezza di quel volto che è un luogo sacro, dove non sei tu che dai, sei quello che ricevi. Sei quello che ricevi. Lì ti rendi conto della ricchezza, del talento, della bellezza. La bellezza dei tuoi fratelli. Poi abbiamo visto che ci sono tante donne che hanno difficoltà. Allora la cooperativa, in un altro posto della diocesi, è nata questa casa delle donne, per le donne in difficoltà. E proprio la settimana scorsa abbiamo ottenuto l'accreditamento per fare in modo che diventi anche una struttura, una casa di rifugio per le donne vittime di violenza. Perché c'è anche questo problema della messo in verso. Le donne hanno paura. Hanno paura. E così tanti altri progetti. Sono solo segni. Sono solo segni, ma sono segni perché siamo partiti da un sogno, dalla forza del sogno alla concretezza dei segni. Sono solo segni di una presenza, di un cambiamento che è possibile, di una speranza. Oggi i nostri territori feriti hanno bisogno di speranza. Don Torino diceva: organizziamola la speranza, organizziamola. Ed è importante organizzare la speranza.
sempre. Ma ciò che è ancora più importante è proprio il senso di questa, tra virgolette, carità. Io ricordo sempre l'espressione che usava Don Tonino quando diceva che è una cosa difficilissima, difficilissima. Quando fate la carità, fatela sempre in modo tale che i poveri ve la possano perdonare. Quanto è difficile. Quanto è difficile. Così come ci diceva, non dimenticherò mai questi incontri con Antonino, non dimenticate mai che dare senza ricevere è la forma più sottile di potere. Dare senza ricevere è la forma più sottile di potere. Allora, per ritrovare quella dimensione, no? Della gratuità, è vero, la fede ci rende credenti, la speranza ci rende credibili, ma è solo la carità che fa sì che noi siamo creduti. Ma quale carità? Quale carità? Chiudo raccontandovi un momento particolare, ulteriore della mia vita, quando avevo già incontrato Don Tonino, ho conosciuto Don Tonino la prima volta nel 92 a Taranto, non era ancora presidente di Pax Christi, venne poi eletto l'anno successivo presidente di Pax Christi. A distanza poi di qualche anno, ricordo che era una sera, erano le 9 di sera, mi trovo a Catania, mi si avvicina un ragazzo di 25 anni, questo ragazzo sentiva bisogno di parlare con un prete, io mi metto ad ascoltarlo. Questo ragazzo si chiamava Stefano e comincia a raccontarmi la sua storia, la sua vita, e mi dice che a 5 anni aveva perduto il suo papà e lui portava sempre impressa nella sua memoria, nella memoria del cuore, l'immagine del papà che sta morendo. Dopo qualche tempo la mamma comincia a vivere una nuova storia con un'altra persona, ma Stefano di questa persona non ne vuole assolutamente a che sapere, con la mamma che fa di tutto per fargli capire quanto invece questa persona potesse essere importante nella sua vita. Stefano non ne vuole che sapere, fino a quando a 13 anni Stefano non decide di scappare di casa con la mamma che lo insegue sempre, ma Stefano non si lascia mai raggiungere. Scappando di casa comincia a vivere le prime esperienze trasgressive, conosce la droga, conosce il carcere, conosce la malattia, conosce la morte, perché aveva visto morire molti dei suoi amici, chi per AIDS, era appena scoppiato il problema, chi per overdose. A un certo punto mi dice: prete, io credo nel tuo Dio, ma dimmi una cosa, quando un giorno incontrerò il tuo Dio, che cosa gli racconterò della mia vita? Che cosa è stata la mia vita? E sai perché ti dico queste cose? Perché sono un ragazzo sieropositivo, basta una febbre, una bronchite e per me è finita. Ero all'inizio ancora. Mi puoi aiutare? E poi aggiunge: e sai qual è l'unico rammarico che mi porto dentro? Quello di non essere mai riuscito a dire a mia madre ti voglio bene. Mi puoi aiutare? Erano le 2 di notte, stavamo ancora parlando. Alla fine quel nostro incontro si è concluso con un abbraccio. Fu quell'abbraccio a cambiare non solo la vita di Stefano, ma anche la mia vita, il mio modo di essere prete. Lì, in quell'incontro, in quell'abbraccio, Dio mi ha dato appuntamento. Lì si hanno fatto capire che era la strada, la scelta che io dovevo seguire, l'indicazione per la mia vita. Stefano fece poi il suo percorso in comunità, riscattò la sua storia, abitò il suo tempo. Fu bellissimo il momento in cui incontrò la mamma e abbracciò la mamma. Un momento che io non dimenticherò mai nella mia vita. L'abbraccio di Stefano con la mamma. Così riscattò completamente la sua storia. E poi rimase lì in comunità ad aiutare altri ragazzi ad uscire fuori dal tunnel. Fino a quando poi non esplose la malattia.
ormai Stefano era meglio di essere conclamato. E anche allora mi volle accanto a sé, io ero lì. E ricordo, qualche giorno prima che lui morisse, ero accanto a lui, Stefano prese le mie mani, le strinse forte a sé e mi disse: Mimmo, non ho paura, lotterò, perché mi deve trovare vivo. Ma tu che vuoi? Dillo ai ragazzi, dillo a tutti i ragazzi, che questa vita è bellissima e vale la pena viverla. Alla fine in fondo. 3 giorni dopo Stefano è morto, consegnandomi questo messaggio, lasciandomi questo testamento. Dillo ai ragazzi, dillo a tutti i ragazzi che questa vita è bellissima e vale la pena viverla e viverla fino in fondo. E non intendeva anche questo Don Tonino quando diceva, parlando soprattutto con i ragazzi: ragazzi, la vita giocate. Giocatela bene. E io voglio concludere proprio con questa espressione: la vita giocatela. La forza di Don Tonino è il suo amore, la sua passione per Cristo. Appassionatevi di lui, scoprirete il senso della fiducia. E dinanzi alle paure non tiratevi mai indietro, mai. Ricordate quando Don Tonino diceva che questo termine viene da quel verbo particolare, paveo, che ha la sua radice in pavimento, come terrore, la sua radice in terra, che vuol dire essere allivellati, appiattiti, massificati. Solo il coraggio di essere se stessi. Il coraggio di essere se stessi. E davvero senti, sperimenti il Signore e la tua forza e non abbandona mai. E nel momento in cui ti stai avvicinando a qualcuno e lo accogli, anche tu sei accolto. Senza dimenticare mai che accogliere vuol dire ospitare negli occhi. Ospitare negli occhi. Tu quando entri in una casa, ci pensi qualche volta che sei ospite negli occhi di chi ti sta accogliendo? Ospitare negli occhi. E poi, accada quel che accada, il coraggio di esserci sempre. Esserci. In nome di che cosa? Della forza del Vangelo. Il Vangelo che salva, il Vangelo che libera, e nel Vangelo la forza della nostra speranza. E nel Vangelo, l'essenza autentica e vera, della carità. Innamoratevi di Gesù, innamoratevi dei poveri, che non traditevi mai. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie Sua Eccellenza. Non è facile adesso distrarsi dal segno profondo che è. Non è facile, dicevo, distrarsi dal segno profondo che le sue parole e la sua testimonianza hanno lasciato in noi, anche perché penso di incarnare un po' il sentimento di tutti. Il suo racconto ci ha catapultato nella sua vita, nelle sue storie, nei suoi abbracci, nelle sue lacrime, e di questo la ringraziamo. Ci ha fatto dodere un pezzo della sua vita, un pezzettino importante della sua vita, e di questo veramente le siamo grati. E di questi abbracci, di questi incontri, del bimbo che si ricongiunge al papà, del figlio che si ricongiunge alla mamma, di questi occhi che si ospitano a vicenda e che si accolgono a vicenda, la casa di accoglienza di Don Tonino Bello è stata riempita in questi anni. Alti, bassi, difficoltà l'aveva messo in conto Don Tonino, e probabilmente l'eredità che ci ha lasciato, come ben detto dal Vescovo Cornacchia, è un'eredità incompiuta. Quindi quegli abbracci necessitano di essere ripresi, restituiti, quegli occhi necessitano ancora di essere asciugati. E allora a Mimmo Pisani, che in questi anni ha portato avanti l'organizzazione
dell'opera Segno, chiediamo di condividerci queste storie, di condividerci questi incontri. Siamo curiosi, curiosi di sapere da chi quel progetto ha cercato di portarlo avanti, qual è stata la bellezza, perché il vescovo Battaglia ci diceva la vera carità, quella più difficile, è quella che non dona solamente, non dà solamente, ma è capace di prendere. Anche questo chiediamo, Mimmo, queste storie, quanto hanno dato a tutti noi, alla comunità. E dopo sicuramente Franco De Paolo ci potrà dire poi tutto questo, come è stato agli albori concepito, programmato, voluto da Torino. Quindi chiediamo ai nostri amici testimoni di accompagnarci nella seconda parte della serata. Chiederemo di concentrare un po' sicuramente le tante cose belle che hanno da dirci, in modo tale insomma da garantire a tutti un rientro sereno a casa. Grazie. Un saluto fortissimo a tutti, scusate per la voce, e è un incidente di questo. E in questi giorni ho chiesto io ai miei collaboratori, a Maria Chiara, ai ragazzi in servizio civile, di poter portare alle case di alcuni l'invito per questo incontro, non perché vorrei essere ascoltato da loro, ma perché volevo, quasi in forma di pellegrinaggio, ringraziare il Signore per questi volontari della prima ora, iniziare da Franco, poi Lazzaro, poi Pia, Maria, Franca Salvini, Francesca Montanari, che hanno permesso di realizzare il sogno di Don Tonino di dar vita a questa opera Segno, e ancora dobbiamo ringraziare loro se ancora noi possiamo continuare ad operare come volontari in questa opera Segno. Stavo ritornando a casa dopo questo giro, poi sono stato un po' sfortunato perché bussavo e non trovavo mai le persone in casa e lasciavo la lettera nella cassetta. Pazienza. Avremo tempo ancora di incontrarci perché siamo amici. Stavo vicino alla mia parrocchia quando all'improvviso viene uno da dietro che mi abbraccia. Grazie Mimmo. Mi volto. Ferassi, che fai qua? Ora lavoro. Sono due volte nonna dopo che mi sono sposato, i bambini hanno seguito la vostra religione. Feras, chi è Feras? Era la notte di Santa Lucia del 2003. Telefona al centro e risponde all'obiettore di coscienza che poi mi avvisa. Feras era in acqua dietro la capitaneria di porto e dice: stamattina ho telefonato a Baghdad e mia figlia mi ha detto: ma perché tu stai in Italia? E mio zio sta invece qua a Baghdad, dove si sentono il rumore delle bombe. Tu che stai a fare, Morfetta? Ogni giorno ci chiedeva di poter telefonare. All'obiettore di coscienza dice: guarda, di a Mimmo che io non ce la faccio più, ora sto in acqua e voglio morire. Scendo di corsa le scale, trovo Maria Chiara, sono le 11 di sera, vado in capitaneria, racconto l'episodio al sergente di servizio, pensando fra di me: ora questo mi prende e mi manda a calcio, perché chi sono io che questo mi ascolta? E invece lui mi ascolta, fa uscire la motovedetta, chiama il carabiniere, Firassi in effetti stava in acqua e viene salvato, e poi il giorno dopo ritornare a vivere al centro. Firas, uno dei tanti episodi, poterlo rivedere oggi e sapere che vive veramente rende felice i tanti che lo hanno conosciuto. Ma Firas è uno dei piccoli episodi
è la storia del nostro centro. L'Antonino l'aveva voluto, mi avevano raccontato i suoi più stretti collaboratori, per affrontare le emergenze del momento. Io in quel periodo ero impegnato in Azione Cattolica, sono arrivato al centro al 92. Di chi mi parlo di Don Tonino, Mimmo, ti raccomandi il centro di accoglienza. E di emergenze, questo centro creato e gestito da volontari, ne ha affrontate tantissime. Il 91, la prima emergenza albanese. Don Tonino Corredato Bruco gli andava allo Stadio della Vittoria, dove lo Stato accoglieva gli albanesi lanciando l'acqua con gli idranti e da mangiare con le buste, e lui li portava a Molfetta. Il seminario regionale con Don Agostino Superbo e il sindaco del Cosmo si aprì all'accoglienza degli albanesi, oltre al piccolo centro di accoglienza. Tanti albanesi accolti, e là facemmo le prime esperienze di uno SPRAR, le forme di integrazione, dopo scuola con tanti volontari il pomeriggio. E il 97, la nuova ondata di albanesi. Alle 8:30 di sera l'obiettore di coscienza Mauro Panzini sta per andare via, stiamo per salutarci, arriva la polizia e fa: all'altra strada, via Francesco d'Assisi, c'è un pullman con 32 albanesi. Prendili quello che vuoi. Vedi tu che cosa possiamo fare. Noi non siamo in grado più di gestire l'accoglienza. Dico, fatemi avvisare il vescovo e poi fatemi avvisare il sindaco. Il sindaco era Guglielmo Minervini, il vescovo era Don Donato Negro. Don Donato Negro arriva e mi fa: Mimmo, che è successo? Che faccio? E mentre lui parlava, io vedo il manifesto che stava attaccato sul muro dietro a Don Donato Negro. Stava scritto: Quaresima di carità, accogliere il forestiero, punto. E io gli dico: Don Donato, che facciamo? Mimmo, accogliamo tutti. Don Donato, non ho le forze, aspettiamo il sì. Parliamo col sindaco. Arriva Guglielmo, era il sindaco, però per noi era Guglielmo. Qui ci sono 32 persone, che facciamo? Non è un problema. Dopo un'ora c'erano i letti a castello nei vari piani della cassa di accoglienza, gli assistenti sociali del comune ogni giorno venivano a aiutare i volontari, i ragazzi in servizio civile, per esplicare le pratiche di accoglienza degli albanesi. Il cibo per le scuole materne cominciò ad essere fatto in più per bastare anche all'accoglienza di questi 32 albanesi che noi abbiamo accolto quella sera. E la storia della casa di accoglienza è durata ancora, non perché abbiamo dimenticato i molfettesi, gli italiani, che sempre ci sono stati, tanto che non vi nascondo che alcuni hanno percorso un cammino di liberazione dal bisogno con noi e poi sono diventati anche volontari. 2011-2012, telefonano dalla prefettura, la primavera araba, arrivano tante persone del Mali, della Guinea Conakry, della Costa d'Avorio. Quanti li puoi accogliere? Vediamo quello che possiamo fare con i volontari. E in quel momento i volontari si avvicinano anche alla Croce Rossa, la GISH, il MASH, il volontariato vincenziano, che tutti ci danno una mano, e noi accogliamo 45 ospiti, fratelli. Mi ricordo di un gruppo che il 20 a sera arrivò dalla Costa d'Avorio. Entrarono e ci chiesero
dei tappetini da mettere per terra perché loro volevano pregare, era l'ora della preghiera. E mentre si stendevano per terra per la preghiera vedono un quadro all'entrata, era il quadro di Don Tonino. Chi è quello? Quello è quello che ha fondato questo centro. Ah, allora stasera noi musulmani preghiamo per Don Tonino. Capite, la storia dell'incontro con questi stranieri è stata una storia sempre sconvolgente. Quando scoprimmo che gli albanesi andavano a lavorare e venivano sfruttati, noi gli dicemmo: non andate a lavorare, perché non vi devono sfruttare. Cioè, nei primi periodi gli albanesi andavano in campagna a piedi e il padrone, il datore di lavoro, li aspettava all'entrata del terreno. E loro mi rispondono: no, amico, anche se ci pagano poco, anche se ci sfruttano, noi albanesi non vogliamo essere considerati degli sfruttati, degli sfaticati, perché l'idea che avevamo, un po' che ce l'avamo fatta, è che gli albanesi fossero sfaticati. E arrivano i musulmani che chiedono accoglienza. E quante amicizie con queste persone sono continuate ancora tuttora. Qualcuno si sposa e ci manda l'invito. Adesso è vero che le comunicazioni sono più facili. Ma stavo dimenticato, ci fu la guerra nella ex Jugoslavia, Don Tonino aveva marciato in 92 per la pace. Don Tonino poi volò in cielo per continuare a guidare il centro con i suoi amici più anziani. Venne una famiglia. C'era un bambino, Aydin, che ogni sera voleva raccontarmi una favola. Aydin aveva 4 anni e mi raccontava questa favola di un canguro che salta fino a Sarajevo, dove c'è il papà. Poi le strade si sono divise. Io spero che Aydin abbia ritrovato quel, finalmente dopo tanto cercare, quel canguro che lo ha fatto sognare di notte. La mamma mi diceva che la notte si svegliava per poter sperare nell'arrivo di questo canguro. Amici miei, perché vi sto dicendo questo? Perché questo è frutto non di una sola persona, non di due persone, ma di tutti quei volontari che hanno scelto di poter venire anche un'ora soltanto in casa di accoglienza per poter dire all'altro: ti voglio bene, tu vali, io cammino con te non soltanto perché voglio cambiare te, ma voglio cambiare me. Ed insieme camminiamo insieme. Ecco perché tante amicizie continuano, tante feste. Renata, l'albanese, quando battezzò la prima figlia nata in Albania, ha voluto che partecipassimo tutti al suo battesimo. E grazie alle istituzioni pubbliche che ci sono state vicine in questo cammino. Era il periodo del Ramadan. I fratelli musulmani durante il giorno non possono, secondo la loro religione, non possono prendere niente. Andavano a lavorare, anche sudavano, ma non bevevano, perché era il periodo Ramadan. Arriva il dottore sanitario e dice: ma bisogna fare le vaccinazioni, se no non possono entrare in Italia. E chiamo, dico: fratelli miei, il dottore vuole fare il vaccino. Sì, rispondo. Ma al tramonto del sole. Dottore, volete fare i vaccini? Al tramonto del sole. Dopo 2 giorni, alle 8:30 di sera, arrivano gli infermieri, il dottore dell'ASL, per fare le vaccinazioni. E la settimana successiva andiamo in ospedale perché dovevano fare questa volta la tubercolina.
loro scoprono che io gli do le ricette, ma quelle ricette sono scritte con la penna rossa. No, noi ce ne andiamo, noi con la penna rossa, non vogliamo, perché? Perché il rosso nella cultura africana è segno di morte. E loro pensavano che io mi fossi messo d'accordo, che stavamo decidendo per la morte. Dottore, io vado via con i miei amici perché loro non vogliono accettare queste ricette scritte con la penna rossa dentro di me. Questo minimo mi ricoverà il biscello. Invece il dottore, hai ragione, rispettiamo la loro cultura. Davanti a loro stracciarono tutti le ricette e disse all'infermiera di riscrivere tutto. E bloccammo tutto finché l'infermiera riscrisse tutto con penna nera e poi fece la tubercolina. Capite? Amici miei, se tutto questo è accaduto è perché abbiamo avuto Sor Lidia, Lucrezia, Vittorio Mastro Pasqua, l'Associazione per la Solidarietà Don Tonino Bello, l'Unità, la Gesci, il SER, la Croce Rossa, le singole persone che donano continuamente nel silenzio. E quando io oggi, in questo periodo che volevo dare gli inviti, ho scoperto che alcune persone mi mandavano al supermercato, andavano al supermercato, pagavano quello che poteva servire al centro, ma io non ho saputo rintracciarli per potergli dire grazie. Grazie a Unitarsi. Grazie a quei volontari che spesso per mesi interi mi danno la possibilità di dare la frutta agli ospiti. Invece, certo, l'immigrato è un fratello che in questo centro abbiamo accolto, continuiamo ad accogliere soprattutto quei fratelli che nel periodo della raccolta delle olive vengono dalla zona di Terlizzi Ruvo e quando a dicembre ne stavamo parlando che quest'anno la raccolta delle olive era andata un po' male, che loro trovavano difficoltà a lavorare, mi ha colpito quello che mi hanno detto. Dacci solo quello che ci serve, ma i giorni che noi lavoriamo non vogliamo da mangiare, perché il cibo ce lo procuriamo noi. Non sappiamo dove lavare le robe, non sappiamo dove farci la doccia. Dacci questo. E io dico sì, ve lo daremo sempre, perché con i volontari vi vogliamo un mondo di bene. E la domenica, spesso questi che ho visto arrivare o in bicicletta o venire a piedi, perché i mezzi di comunicazione da Terlizzi, da Ruvo, da Molfetta non sempre ci sono. Amici miei, vorrei raccontarvi tante altre storie per dire che quel centro è una chiesa fortunata perché ha la possibilità di incontrare Cristo continuamente. Quando le catechiste mi portano i bambini là, mi ricordo i salesiani che hanno preparato la cresima portando i bambini là fino alla preparazione all'incontro con il vescovo per la consacrazione definitiva, gli ho sempre detto, questa è una chiesa dove ragazzi voi siete fortunati perché Cristo lo potete incontrare in carne e ossa. Ora, gli immigrati, molti sono andati via. Sono andati via perché adesso è il periodo della raccolta degli aranci, poi bisogna andare nel Trentino per le mele, però c'è una stanza con le loro robe invernali che lasciano al centro, perché sanno che loro l'anno 21 troveranno la cassa di accoglienza pronta ad accogliere e sanno che troveranno sempre delle persone che li amano, che li vogliono bene. E mi colpisce quando mi dicono, chi ha dei giocattoli
perché io voglio mandare dei regali ai miei figli. Io ora a Natale vado a casa, voglio portare dei regali ai miei figli. La storia di ogni giorno è una storia che francamente in certi momenti pesa, per incontri come questi ci fanno ancora rafforzare. L'immigrato è un fratello, ma anche i molfettesi, anche gli italiani sono dei fratelli ai quali noi continuamente vogliamo dire: tu vali, tu sei importante per me. Però, amici miei, i problemi che hanno sono tremendi. Alcol, droga, senza lavoro, cinquantenni spesso separati. Tristi realtà alle quali molte volte tu, dopo aver dato un piatto da mangiare o delle robe pulite o averlo ascoltato, senti sempre di fare poco. E allora col quadro là che sta entrando nella casa di accoglienza dico ogni tanto: vedi tu, e quando vengono i rom, e quando vengono tante persone a chiedere darci una mano, e quando ci mettiamo accanto a quegli amici mandati da WIP, ufficio del Ministero di Grazia e Giustizia, che ci fanno con noi progetti anche di per 2 anni di riabilitazione, e devi fare degli sforzi tremendi perché senti che sei incompetente. E allora ti viene di invocare, non tu ne, tu ci hai voluto. Io sono sicuro che tu ci vuoi bene, e allora non lasciarci soli, ti prego, Don Tonino. Iniziamo di nuovo o continuiamo come vuoi tu ad amare, perché tu ci hai detto quell'ultimo giorno del mercoledì delle ceneri: mi ti raccomando, ama i poveri, la cassa di accoglienza e il resto non conta nulla. E un'altra volta ci hai detto: siamo angeli con un'ala soltanto, possiamo volare soltanto restando abbracciati. E voglio fermarvi ponendovi un problema, visto che è un mio problema, ma vorrei che diventasse un problema nella comunità, con franchezza, amici miei. Vorrei dirvi: arriva una nave a Porto di Molfetta, sopra ci sono degli immigrati, presenza di Cristo. Che cosa dobbiamo fare come chiesa, come laici, come sacerdoti? Ve lo lascio come riflessione di questa sera e come impegno di riflessione anche per il futuro. Auguri e camminiamo insieme. Grazie Mimmo, grazie per la condivisione delle storie, appunto. Le storie della casa di accoglienza sono storie di abbracci, e sembra che sia un grande abbraccio, un cerchio che si chiude. È bello vedere come chi ha incontrato Don Tonino, chi si è posto alla sua sequela, ci sta condividendo un grande fattore comune, che è quello dell'incontro, che è quello dell'abbraccio, che è quello del riconoscimento della dignità delle persone. Guai alla carità della mano tesa, direi. Teniamoci tutti in guardia da questo, ma auspichiamoci una carità che sia orizzontale, che sia fatta di, appunto, incontri e abbracci. E questi abbracci sicuramente sono stati voluti, non sono accaduti per caso, sono stati pensati, auspicati, ed è bello poter sapere stasera da Franco cosa è esattamente passato per la testa
di Don Tonino quando si ritrovavano a pensare come mettere, come organizzare la carità, ci diceva appunto Sua Eccellenza Battaglia. Allora Franco, raccontaci la genesi, raccontaci come avete cullato questo sogno, come avete sognato questa chiesa. Grazie. Diventa complesso, prima di tutto buonasera. Diventa complesso parlare alla fine e dire qualcosa di sensato. La cosa sicuramente positiva è che qui stasera ho rivisto molti volti che erano i volti della prima ora, come ne ha parlato Mimmo, dei volontari della prima ora del centro. Ecco, a me è stato chiesto di dire il perché è nato questo centro e quali erano le motivazioni che ci hanno spinto, Don Tonino a interrogarci. E l'idea del centro è un'idea che partiva da lontano. Il centro credo sia stato realizzato nell'89 come inaugurazione, naturalmente un po' prima anche come operatività, però l'idea veniva da lontano, veniva dalle serate passate insieme con Guglielmo e con Don Tonino, che sicuramente stanno lì sopra a ridere un po' di me, perché tra i tre ero il meno adatto alle parole, stasera mi trovo a dire parole. E nelle serate di incontro sulla villa comunale o in stazione o al porto, andando a incontrare e a cercare di dare accoglienza ai Giuseppe, ai Gennaro, ai tanti che incontravamo la sera in diverse parti della città e anche fuori dalla città, dove c'era la necessità di fare accoglienza, e la prima accoglienza è stata proprio in Episcopio, è stata la Casa per la Pace, è stata anche presso le case di alcuni volontari che stasera sono qui presenti. E perciò veniva da lontano questo desiderio, questa necessità, una necessità che poi si è fatta concreta rispondendo come prima esigenza a quella della fila in mano di persone che si trovavano a Torino perché i loro figli avevano problemi con la droga e con la tossicodipendenza. Perciò nell'85 con la casa, nell'85 lui diventa, l'ha ricordato, posso chiamarti Don Mimmo. Quando hai parlato credevo di avere Don Tonino vicino, perciò la forza di Don Tonino è l'etica del volto che Don Tonino metteva in ogni parola, in ogni frase che lui diceva, in ogni cosa che ha scritto, io l'ho intravista stasera e ti ringrazio per questo. E anche nell'85, quando è diventato presidente nazionale di Pax Christi, quando lui ci invitava a pensare, parafrasando Lanza del Vasto, a pensare globalmente ma agire localmente, quando nell'86, vi ricordate Pina, gli altri, Rino, Maria, abbiamo organizzato anche come Casa per la Pace, come diocesi, il convegno sul volontariato, dove Don Tonino ha incontrato Luciano Tavazza, dove Don Tonino ha incontrato la prima volta i mondi vitali di Achille Ardigò, il sociologo di Bologna. Ecco, veniva da lontano questa esigenza di dover mostrare e di dover dare un'ospitalità più organizzata, più sincera, dove accogliere, come lui diceva, i volti delle persone. Ecco, la cosa principale non è, secondo me, quello del perché, perché il perché è abbastanza chiaro, erano gli ultimi degli ultimi, quelli che lui poi ha chiamato i dropout, che interrogavano la sua coscienza, il suo essere pastore, il suo essere vescovo, il suo essere uomo, e che naturalmente portava noi ad interrogarci. Ma non è tanto il perché, ma il come, per me è importante. Ed erano due parole chiave quelle di Don Tonino, che lui ha sempre utilizzato. Un noi, e io mi alzo in piedi perché credo che tutti quanti voi ricordate quando lui usava l'altra parola con i gesti, insieme,
ragazzi insieme. Io lo ricordo sempre, questo suo modo di abbracciarci dicendo che dobbiamo stare insieme nelle cose che dovevamo fare. Ecco, sono le due cose che il come era importante, non un sogno di un vescovo, un sogno anche di un pastore illuminato, ma un sogno di una chiesa che si fa popolo e che sta dalla parte degli ultimi. E lui ci diceva sempre, a me aveva dato il compito di coordinare un po' il gruppo dicendomi due cose ben precise. Uno, vi ricordate, ce l'ha ripetuto tante volte anche negli ultimi tempi della sua vita: non devi stare né davanti né dietro, ma devi stare in mezzo. E poi l'altra cosa diceva, che diceva sempre, è: mi raccomando, non lasciate dietro nessuno. Ecco, sono le due parole che erano importanti per lui. In noi non esiste l'individualità, ma esiste il gruppo, esiste la Chiesa che si muove, e come si muove insieme, facendolo insieme. Ecco, io brevemente, anche perché sono, diciamo, è tarda ora, poi San Corrado, i fuochi, credo ci siano i fuochi di San Corrado, pure Molfetta, incombono. Io ricordo la prima cosa che ci disse Don Tonino quando dovevamo cominciare, avevamo già fatto la casa per la pace, avevamo già messo su la comunità per accoglienza, stavamo per mettere su la comunità, il centro di solidarietà di via Carlo Vissacane, e lui ci diceva, e vi ricordate, l'ha ripetuto, vero Domingo, anche il Papa durante la messa, l'omelia fatta qui a Molfetta, ci diceva: non bastano le opere di carità se manca la carità delle opere. Ecco, io credo che quello sia stata la chiave di volta per tutto quello che poi è successo con il centro di accoglienza. Ho detto il noi e l'insieme, non esistevano le persone singole, esisteva il gruppo, ogni gruppo fatto ad ogni individuo, di ogni volto che portava la propria dignità, la propria professionalità, il proprio sapere, la propria scienza, coscienza nelle cose che andava a fare. Ecco, io voglio descrivere un po' quello che avevamo pensato per la casa del centro di accoglienza, appunto con una delle icone che Don Tonino ci ha fatto amare, che è quella della parabola del buon samaritano. Don Tonino, vi ricordate, con la sua inventiva ci aveva detto che il samaritano è quello dell'ora giusta, quella dell'ora dopo, ma soprattutto dell'ora prima. Ecco, il centro di accoglienza era appunto questo, quello dell'ora giusta, quella che doveva dare l'accoglienza alle persone che non avevano posto nel mondo, non avevano una loro casa, non avevano una loro vita ascoltata e accarezzata. Doveva dare una mensa a queste persone, perciò la possibilità di mangiare, la possibilità di essere soprattutto, vi ricordate, Pina, Maria, Franca, soprattutto Franca insieme con Pina, essere ascoltate, il centro di ascolto che doveva essere il fulcro del centro di accoglienza, ascoltare le persone per tentare di farle sentire a casa, nel centro farle sentire a casa. Ecco, un centro di accoglienza che diventava appunto l'ora giusta, l'ora del portare le bende, però che diventava anche l'ora dopo. Era quella della progettualità, fare progetti per quanto riguardava le storie delle persone. Un'unica storia, vi ricordate, i volti che vanno accarezzati, era quella l'unica storia che lui voleva e che noi dovevamo progettare, accompagnare, mettere in relazione, produrre le reti all'interno del nostro territorio. E qui l'equipe che sosteneva gli operatori che facevano il front office, le persone che, diciamo, gestivano direttamente la relazione con le persone e con i volti dei nostri fratelli che ci venivano a chiedere qualcosa, soprattutto l'ascoltare e l'accoglienza,
e c'era questa equipe con Lino, con Isa, con Ignazio, con tanti professionisti che mettevano a disposizione le proprie competenze, il proprio sapere per organizzare quella che appunto, Don Mimmo, tu hai detto, organizzare la speranza, organizzare la carità non va lasciata così, ma va organizzata, ecco. Era il dopo, era questo, quello di poter accompagnare le persone nella risoluzione dei loro problemi, con tante difficoltà, non lo sappiamo, con tante difficoltà, ma anche con tanta tenacia. Vi ricordate, Rino, ti ricordi, credo tu stia qui, non riesco a vedere il tuo volto, però quante volte ci ha stimolati quando facevamo l'equipe, che ci incartavamo su come poter fare una cosa, come poter chiedere all'ente locale, all'ASL, al consultorio, al SIM degli interventi, e lui diceva: ricordatevi delle persone, ricordatevi dei volti, che sono gli unici e che non vanno soltanto organizzati, ma vanno sempre accolti e vanno sempre tenuti. Vi ricordate quando molta critica lui ha avuto, quando spesso dava i propri soldi alle persone in difficoltà, e lui ci diceva, quando anche molti di noi, Saputelli, soprattutto io come operatore sociale, molti operatori sociali dicevamo: ma Don Tonino, è sbagliato dare sempre i soldi, dare sempre i soldi, e lui ci diceva: ricordate, se su 10 poveri soltanto uno ne aveva bisogno, ne passa sempre la pena. E io non ricorderò mai, non scorderò mai il, posso dire con la parola un po' forte, un cazziatone avuto da Don Tonino, quando facevamo un po' l'accoglienza davanti alla sua stanza, è venuto, vi ricordate Tonino Tarzan? È venuto un paio di volte il famoso Antonio Pescatore, era venuto lì quel giorno, era venuto la prima volta, aveva avuto dei soldi il giorno prima, Don Tonino si era presentato il giorno dopo, e noi gli abbiamo detto, io e Guglielmo, e ieri si è venuto, Don Tonino già ti ha dato, che cosa serve, non vedi quante persone stanno, non puoi andare di nuovo da lui, cioè, no, non so, io ho pagato un po' di bolletta, ho bisogno di mangiare, no, non ti preoccupare, vieni a casa, la pace, mangi, mangi. Lui, e abbiamo risolto così, se ne è andato. Questo vescovo, Don Tonino, stava poco come te nell'episcopio, andava sempre girando e venne a trovarci, noi stavamo a Molfetta Vecchia, vi ricordate, con il dopo scuola, tanti di voi sono venuti a darci una mano, e incontra Tonino il pescatore. E poi gli dice: Don Tonino, sono venuto stamattina, ma un Frank e Guglielmo mi hanno mandato via, però tutto risolto, abbiamo mangiato, abbiamo fatto tutto. Lui è venuto a Torino sempre con i bambini, poi ci ha detto: voi due, noi avevamo sempre l'abitudine di andare intorno alle 6:30 la mattina, da lui 6:30, 7:15, domani mattina venite un po' prima che vi devo parlare. E ci disse una frase che io ho scolpito nel cuore: non vi azzardate più a mandare via Tonino o qualsiasi altra persona, perché in quel momento avete mandato via il volto di Cristo, e nessuno può mandare indietro il volto del Cristo. Ecco, questo era Don Tonino dell'ora dopo, il centro dell'ora dopo, però ma soprattutto lui ci ha insegnato a essere il centro dell'ora prima, quello che doveva sensibilizzare. La carità non era una carità di pochi, doveva essere la carità di tutti. Don Ciotti recentemente ha detto una frase bellissima. Don Ciotti è stato con Luigi, è stato uno degli amici più profondi di Don Tonino. Recentemente ha dato una definizione bellissima, ha detto: io spero che il volontariato non esista più, perché la solidarietà prende il posto del volontariato, perciò una solidarietà diffusa. Ecco, quello voleva Don Tonino, la sensibilizzazione. Quanti incontri abbiamo fatto con i gruppi famiglia, con i gruppi giovani, quante volte siamo andati a sensibilizzare anche durante le messe. E durante le messe la seconda cosa che ci diceva di fare come prevenzione, come samaritani dell'ora prima, era appunto quella di informare, dire
quanto si spendeva, di che, da dove venivano i soldi, quante persone si accoglieva, quante derrate alimentari arrivavano. La trasparenza era una cosa importante, e poi il discorso forte della formazione, una formazione che diventava tecnica, sempre più tecnica, perché, come diceva Edgardo, rispondere alle difficoltà di oggi e come di ieri bisognava essere preparati e pronti, però soprattutto una formazione che partiva dalla logica delle cose, una formazione che partiva dal settorialismo da una parte. Vi ricordate come fare il centro di accoglienza, come fare il Rino, tutta la formazione sui minori, come rapportarsi ai minori nei doposcuola, nei vari doposcuola che erano nati nella diocesi, e come rapportarsi con i malati mentali, con gli alcolizzati, con i tossicodipendenti, molto settoriale, però sempre, come dicevi tu Don Mimmo, alla luce del Vangelo, sempre capendo che era lì il fulcro di tutto. Ecco, io credo che per chi ha vissuto quell'epoca, per chi ha vissuto la preparazione, le lunghe riunioni, le lunghe serate passate, le lunghe discussioni fatte su come organizzare questa speranza, ci è rimasta nel cuore, e l'augurio che io voglio fare al nuovo centro per sui prossimi 30 anni è appunto che dia sempre la possibilità di avere la porta aperta per chi va a bussare. Ecco, io credo che quello sia stato il sogno di dottore, dare l'opportunità a tutti di bussare e di avere la possibilità sempre che qualcuno apra la porta e ti possa dire ciao e ti accolga. Ecco, io credo che una delle cose che stasera io vorrei che ci portassimo dentro, oltre alle parole di pietra che ci ha detto Don Mimmo, e queste due cose: insieme, vi ricordate come diceva, insieme, stare insieme per fare le cose e non lasciare mai nessuno indietro. Sono cose che io mi ripeto spesso durante la mattina, ed è l'augurio che mi faccio ogni mattina per me, che faccio a voi, che faccio alla casa, ricordandoci sempre che Don Tonino, rispetto alle tematiche della carità, ci diceva che la carità è il volto di Dio, è la carezza di Dio per ogni volto delle persone. È stata una manna in un periodo in cui la droga la faceva da padrona dappertutto, e io ho vissuto un po' lì, perché andavo a fare lezione ai ragazzi che erano adolescenti e che stavano un po' intraprendendo quella strada. Ero una di quelli che andava a fare lezione per recuperare l'abbandono scolastico, recuperarli dall'abbandono scolastico, eccetera. E poi mio marito andava ad insegnare a far lavorare la campagna, gli alberi, a far potare gli alberi, eccetera. Bisognava tenerli impegnati per poterli far uscire dal problema. È stato difficile, Laura, scusami se ti interrompo, è stato difficile scegliere chi poteva più testimoniare l'eredità di Don Tonino, perché questa diocesi ha vissuto questo lievito. Laura è stata una delle tante testimoni, non a caso abbiamo parlato. Siccome volevo aggiungere a tutto quello che si è detto anche questa. Sì, infatti Laura, Don Mimmo, il vescovo Battaglia, pensa che è stato anche lui responsabile di una comunità per tossicodipendenti, quindi abbiamo appunto ricordato anche la grandiosa opera della comunità casa, e su questo anche grazie, Laura. Un ringraziamento particolare a Laura, che
come coordinatrice responsabile della Caritas del coordinamento cittadino di Ruvo, dicevamo, dottorino Volley, coordinamenti cittadini, sicuramente, e dalla sua voce vibrante, voglio dire, sicuramente avrebbe tantissimo ancora da dire. Noi siamo stasera veramente... Cosa bella che quando incontro quelli che furono recuperati, che adesso sono uomini, allora erano giovani, sono così, mi fermano perché loro riconoscono che hanno avuto allora un aiuto a tirarsi fuori dal problema. Se non ci fosse stata quella casa, questo sarebbe stato difficile realizzarlo. Grazie Laura. Un ringraziamento davvero di cuore a Laura perché è testimone. Da quanti anni Laura? Fammi. Bene che non lo diciamo. Bene che non lo diciamo, infatti. Stasera andiamo veramente a casa con te. Io però nell'orecchio glielo ho detto. Sono partita che avevo 50 anni, 56 anni a noi, o meno, perché ero anche licenziata, eccetera. E ora sono arrivata a 87. Auguroni, auguroni, ti stai prendendo un bel po' di applausi questa sera, Laura. Io non credo, non ci credo, però c'è il nostro, sono serio. 87, auguroni. Dicevamo andiamo via anche grazie alla chiusura di Laura, andiamo via veramente con anche noi il sogno di una chiesa che possa attraversare le strade più strette, ma insieme, senza paura, con coraggio. E quindi chiediamo al nostro vescovo che tutto questo ci guida nell'attraversamento delle strettoie dell'umanità, ci guida con fermezza, devo dirlo. E insieme al direttore della Caritas Diocesana, Don Cesare Pisani, che invito ad avvicinarsi. Don Cesare. Applauso a Don Cesare. A cui cedo il posto per il segno finale. Insieme a Sua Eccellenza ci portano avanti, grazie. Cesare, per questa volta prendi la parola, dai. Bravo. Grazie a tutti voi per il vostro contributo comunicato con il cuore per poter lasciare un segno su quel progetto, su quelle indicazioni che Don Tonino ha lasciato poi a Casa Accoglienza. Quindi grazie per l'esperienza umana vissuta con lui e questo aver conservato saggiamente dentro di voi i doni che Dio ha elargito a Don Tonino e che a vostra volta avete preso nella vostra vita e oggi le avete comunicate a noi. Quindi sento di dire grazie soprattutto al Vescovo Monsignor Battaglia, che ha fatto un po' di chilometri. Noi ci sentiamo privilegiati per questo dono che ci hai donato, ci hai concesso. Grazie anche al Vescovo perché con quella sensibilità e attenzione di padre non fa mancare a questa nostra chiesa non soltanto il ricordo di Don Tonino, ma non fa mancare il desiderio di lavorare e di tendere quelle mani verso l'abbraccio e la carezza di Dio. E il saluto finale, eccellenza. Sì, grazie a tutti quanti voi, in modo particolare al nostro caro ospite, Monsignor Mimmo Battaglia, e battagliero, ministro. Nomen omen, diciamo gli antichi. Grazie soprattutto anche a Franco De Paolo, che davvero è bello, ha toccato tante corde del nostro cuore, della nostra memoria. A Mimmo Pisani, che davvero per me è una reliquia umana. E, pensate, l'ho invitato a parlare ai giovani seminaristi della teologia, della diocesi, e l'ho invitato a parlare anche ai nostri giovani preti, perché non possiamo dare per scontato che tutti sappiano e che tutti conoscano. Grazie al nostro vicario generale, Don Raffaele, sempre presente, devo dire,
che si spezzi, si frantumi tra i gravosi impegni della parrocchia Santa Chita, che è la più grande della diocesi, e tutti gli altri impegni. Beh, grazie anche a voi, carissima Laura. Laura è stata la prima persona che ho incontrato arrivando qui in diocesi, la prima, e se ne venne con una letterina delle dimissioni, vi ricordate? Ero arrivata all'età, Siete arrivati all'età, e adesso non li dimostrate, figuriamoci 3 anni fa, ancora era una ragazzina. Comunque la cosa bella è questa, che anche il centro della casa di Ruvo non si è chiuso, anzi. Io vi prego di andare a visitarlo, perché è rinato il centro casa di solidarietà a Ruvo, e lo stiamo rilanciando, anzi ci sono più ospiti rispetto a 3 anni fa. E, più ospiti, questo non è che ci rallegri, ma proprio perché vogliamo che questi ragazzi senza volto, senza nome, senza una fissa dimora, possano trovare da noi quell'accoglienza che meritano. E io voglio chiudere esattamente facendo memoria di quello che Franco ci ha ricordato e che Don Ciotti ha detto recentemente, ovvero che il volontario deve essere sorpassato, deve essere soppiantato, cioè il vero titolare non deve essere il saltuario, perché questo è un po' l'indice del volontario. Il volontario, perché ho voglia oggi di fare una cosa, domani forse di fare un'altra. Però comprendete che dal punto di vista etico il volontariato ha un valore infinito, però oggi noi dobbiamo fare i conti anche con migliaia di leggi che ci obbligano. Edgardo lo sa meglio di noi tutti, lo sa meglio di noi che bene, lo diceva Don Bosco già dall'epoca, dall'880, il bene va fatto bene, e noi stiamo cercando di offrire, diciamo, l'accoglienza, di offrire qualsiasi cosa anche in un certo modo. È vero, Mimmo, ma perché non esiste l'accoglienza notturna? Dillo per favore, perché? Mancano delle persone disponibili a fare questo servizio. È chiaro. Mancano i cosiddetti volontari, mancano gli assistenti. E questo è grave. Ma uno può dire, ma io posso andare una volta a settimana, ma se ci sono 7 persone che possano andare una volta a settimana, abbiamo risolto il problema. Allora questo è l'augurio e questo è il compito a casa. Diventiamo volontari, però permanenti, non ad tempus. Auguri a voi, che il Signore porti quanto prima all'onore dell'altare, degli altari, il servo di Dio, dottorino Bello, così come anche Don Brittani, il venerabile, che ha vissuto qui tra i poveri, tra gli accattoni a Molfetta. Insomma, ecco, mettiamo l'amplificatore a quello che noi facciamo. Mi fa molto piacere che siano anche diversi ragazzi, diversi giovani, complimenti. Ringraziamo ancora la regia di Luce Vita e della persona di Gino Sparapano, di Alessandro e tutti i loro tecnici. Grazie, e facciamo propaganda anche di Luce Vita. Auguri e grazie. San Corrado, Domani.